Mai più belli e giovani così. Ehi, voi! Sì? Lanciatemi. Belfago, come c'è finito di detto? Belfago, la stia attento perché questo è un cane di razza. Eccolo l'ennesimo regalo di Leonardo Pieraccioni alla città di Arezzo. In occasione dell'asta benefica in favore della Sierra Leone, il regista ha proiettato in anteprima il trailer del suo nuovo film. E poi la grande novità, la prima di Un fantastico via vai sarà ad Arezzo, mentre la premiere, ovvero l'anteprima, nella sua Firenze. Per questo c'è ancora tempo, visto che il film uscirà il 12 di dicembre. Intanto vi proponiamo alcuni stralci dell'asta benefica in piazza San Domenico, dove sono stati venduti gli oggetti utilizzati nel film e raccolti 7.000 euro che andranno all'associazione Solidarietà in Buone Mani. Allora, 48 paia di calzini colorati, prezzo d'asta 5 euro. 20 sindaco, 25, i rilanci si fanno di 2 euro a 2 euro, 20, 5 euro, per cui 25 signore con i baffi, 25 1. 30 la signora, 31, 35 il signore con i baffi, 35 1, 35 2, 35 3. Allora se finisce a rissa stasera se può fare a bianco. Quanto rilancia? Di 5? 40 la signora, 41, 42, 45 il signore, mettevi d'accordo per fare prima, fate un'opa e così. 45 1. 45 e 2, 50 la signora, 51, 55, applauso al signore Covaffi, che non è finito, non è finito, signore. 55 e 1, 55 e 2, 60 la signora, vai Baffo, rilancia, 61, 65, li ho lui, 65 e 1, 65 e 2, 70 la signora! Sì, ma io è un giro più lunedì perché se deve essere il primo oso. 71, 72, signore lancia 75 1, 75 2, 75 3, baffo se lo piglia, grande! Applauso, applauso grande! Grande, diciamo che per i prossimi 7 anni calzini a casa non dovrebbero, ci abbiamo anche dei pettini, ma non credo che ci sono anche le mutande smesse di Ceccherini. Mutande smesse di Ceccherini che non andranno all'asta, ma se qualcuno non le prenderà io le tiro rovinando, chiaramente sono peggio del Napalm. E Arezzo come potrà ringraziare questo autentico benefattore? Intanto il sindaco Fanfani, al suo fianco anche durante l'asta benefica, proporrà la cittadinanza onoraria per l'attore regista, un gesto quasi obbligato. Lo proporrò al Consiglio Comunale, che ha il potere di decidere, e spero che il Consiglio Comunale mi dica di sì, ma mi sembrerebbe strano se dicesse di no. Grazie.